cos'è sta roba? Puntata zero. Ah, io innanzitutto sono John Darrell, che è il dottor Jack. Ma davvero devo ancora presentarmi? Potevo già sapere che non presentasse, è incredibile. David, regà, colui che dispensa good vibes a tutta Italia, che lotta per portare sta cazzo di disciplina sempre più in alto. Sono venuto a sputare un po' di barre, sia in freestyle che anche scritte. Cosa mi aspetta? Mi aspetta sicuramente un dottor Jack bello guato. Allora, guarda, ti dico la verità, sto un sacco teso. E essere teso mi preoccupa, di conseguenza sono teso della mia preoccupazione. Anzi, facciamo così, mettiamolo grande, dai. Ho scelto di fare quello che mi piace di più, cioè rappare. Così mi polleggio. Non mi piacciono le punchline costruite sul nulla, capito? Non mi piacciono, senza voler essere di cattivo gusto, però mi piacciono le battle quando vanno un po' sul personale, penso che sia giù. Quindi andrò un po' sul personale. Vediamo se David andrà un po' sul personale. La mia strategia è elevare e portare all'estremo sempre più possibile quello che faccio io, in modo da arrivare ad uno status di intoccabilità. Cioè, nel senso che l'avversario così quello che cazzo gli pare, ma tanto ci levare. E quindi anche questa sera cercherai di fare questo. Il pagliaccio. Io credo che il format abbia un potenziale incredibile. In un format che secondo me sarà la cosa più figa del mondo, il titolo dice. Ma quando è che è uscito? Ah, è proprio una cosa nuova sto All Bars Game, eh? Tu. Siamo qui per la prima puntata di All Bars Game, il format che punta a rivoluzionare il panorama delle battle in Italia. Siamo collegati dagli studi di Jamrock Records. Tutti quelli che sono pronti a fare questa cosa per la prima volta come me lo fanno sentire un po' di macello adesso! Yes! Senza ci stanno tutti, Problem, ci sta Morbo, ci sta Dono. Che è critical quello di Duci, ringraziamo Jamrock Records che ci ospita, ringraziamo Imagine Studio per le riprese, ringraziamo la Freestyle It Agency, questo è Kid Contrasto, che è il Papa Cheso Boy, Zona Rossa Crew, Freestyle It Agency, e cominciamo con la prima battle di quest'oggi. Sfidante numero uno, presentati. John Darrell, che è Dottor Jack, Abruzzo nel posto, basta, faccio parlare le barre. Sfidante numero 2, presentati. C'è anche Seccherino. Best flow, best entertainer, the people's champ, il campione di MNU, il membro creatore e fondatore della Pua Gang, e tutti gli altri sanno resto, frate. Io direi di partire subito, senza ulteriori indugi. Ah no, non è il precedente, dietro, fuori no. Camera. Dottor Jack ha vinto, quindi comincerà The Beach. No problem, man. Quando vuoi, il primo round è tutto tuo. Check this out. First of all, I would like to start this thing up with a little bit of a mixed thing. Like flow français, oui, oui. Era l'inglese di Renzi. Non dirle mica di weed. Per farti fuori non ho bisogno di spell. Ti spello vivo kiwi, ma non sono qui per scazzi, no, sono iper azzi. Ti spello per far vedere a tutti che fuori sei nero e dentro più bianco di un Kinder Mask. Quando rappa lui, che dicono sempre. Quando rappo io. Mi dicono good flow, mi dicono good show, mi dicono good joe, wow, bate, dicono che rappi come un cane, per questo oggi potevi portare fare pane al tuo posto, cuccuccio. Yeah. Cuccione, cuccione, sei fuori luogo, un essere umano su Giove, soffri la pressione, il mio rap è sole, se rappa te piccio, te fisso, non piove più, no, guarda, va vedete fuori. Ma vedi se piove qualcuno. Au, in freestyle faccio una canzone. Au, la gente può sapere chi spacca, ma come è? Acqua, 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 acqua. Acqua.
Quazzone, yeah! Ah! Vuole sapere chi spacca, secondo me Dottor Jack, manco a parlarne. Continuo. Acqua, 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 acqua. Fuocherello lancia fiamme, compa! Yeah! I know. This is too much. Just calm down. Relax. And enjoy the show, like... Devi capire adesso, se parli di rime in stile libero, zitte da un cazzo d'amplesso. Purtroppo Dottor Jack diventa mister, hai perso. La gente chiede se vuoi rappare, ti chiede per favore, compa, fai presto. Please, man. Yes. E poi, una cosa è giusta. Si chiama John, ma anche Jack. Ma neanche se si fonde con Zioar diventerà mai una leggenda. Aspetta. Bella questa, altro leggenda. Barre, ma ho segnato qualche appunto. Cosa serve per far fuori Dottor Jack? Che c'è scritto? Niente. Appunto. Mamma mia! Oddio, mamma mia! Decisa. No, di cosa stiamo parlando? Mamma mia! Pontifex, lo è decisa. Il vero Pontifex contro un fake Jesus. Nessuno ti crede, nessuno ti prega. Hanno perso la fede, compa, hai fatto cillecca. Che poi, un consiglio d'amico, stai attento. Hanno perso la fede come un marito che la lascia dall'amante perché tu sta scena la stai tradendo. Quando questo parla a bambera, parla a vento, lo vedo bene dentro la camera del Parlamento. Biatch! Mamma mia! Back to the flow! Sei very fake, very illuso. Non vedrai mai cifre a 6-0. Nelle barre parlerai di canne play e canterai come Craig David. Predict! Mamma mia! Mamma mia! No, vabbè, quella lì, cosa leggi? Niente, appunto, no, quella è stata assurda, no, ma che cazzo si è inventato? Cioè, senza il beat, lui fa che partire, inventarsi 100.000 flow diversi, no, pazzesco, Debbie. Però mi avete detto che mi stupirà, Dottor Jack, quindi vediamo. Primo giro anche per Dottor Jack, quando vuoi. Un po' di casino, per favore. Lo conoscete Debbie? Tutti? Sì. Lo sapete? Sì. Questa è la battle più attesa del 2021 e non è certo merito mio, che sono mister nessuno, ma mezza Italia stasera, ti giuro, vuole sapere qual è l'onomatopea di quando lo prende nel culo. ogni mio verso è come sesso, con le giuste posizioni. Ogni tuo verso non ha senso, sono tutti a posizioni. Fai una battle versus me, versi in brutte condizioni, come quando versi il tè, con lo zucchero di Mori. Non ho capito. Ma è così che mi piace fare la battle, quindi... fare una cosa che piace a me a Debbie, no? Diciamo che è da un sacco di tempo che non faccio battle ed è per questo che quando Keso mi ha chiamato e mi ha fatto Jack c'è una battle rap, non ho risposto nient'altro che quando è. Questo, nient'altro. Nessuna rispostina del cazzo tipo a patto che... questo, bella, niente. Ma... quando ho scoperto che c'era Debbit tra i presenti, conoscendo i tempi con cui questo coglione prende una decisione veramente, la mia risposta è cambiata da quando è a quando è che se la sente! Oh! Mamma mia! Mamma mia! Lui fa così! La stai sentendo! Mamma mia! Queste rispostine del cazzo qui, tipo... quanto mi desto giro? Vengo col treno o col bus, non guido, dai, famo tipo! È un cagacazzo il tipo! E non pensate che sia un artista perché è pazzo, è pigro! Quando dico che è un cagacazzo, dico il vero! Tu mi manderai a fanculo nelle tue barre, io ti farò il culo, la differenza tra me e te è quella tra un cazzo e un dito, meglio! Una frata, questa sera sai che sei una mezza sega, sì, volevo avere te stasera, aprire questa era perché la mia era ed era qui che ti volevo! Yeah. E non fare l'americano pivello.
Che le mie barre sono lame da quante lame ricavo di sventro. Guardami adesso, parla di questo. Ti rimando a casa in un quarto del tempo per quanto ti smerdo. Quella tua famiglia speranzosa che sta sorridendo. Dice, ma non dicevi che vincevi la battle di certo e tu... Vabbè, stavo fumato, chissà che andavo dicendo. A parte questo ti rispetto, bro. Ti rispetto, oddio. Quando parli del nulla ti detesto. Va bene sentirsi leggero ogni tanto, ma cazzo, ogni tanto potresti parlare anche del resto. O no? Sbaglio. Ma mo che ci penso, sto cazzo di Cesso, il tipo che ti percula pure per un sacco di tempo, sulle cose su cui hai cacciato un sacco di impegno, allora fa nulla, fratello, stasera sono il nulla perché cancello quello che hai fatto di bello. Yeah! Yeah! Spanish! La cosa che mi fa ridere è che lui spesso fa l'artista. L'artista, fra, non sta nel verso. Non sta nell'estro e non sta in un solo verso. Non ti stai nemmeno accorgendo che così facendo stai solo legittimando quella merda che c'è adesso. Guareo, scrivo, sciori, no cap. Non parlarmi di talento perché tu non hai talento. Sei cringe quando canti e quando canti lo fai in modo orrendo. Io non ti parlo né di voce né di talento, né di voce né di pisello. Sai perché? Perché tanto è uguale. Voce e pisello. Che uno è nero, lo riconosci senza vedere. Brutto romano pagliaccio, ti mando giù. Ti metto il cazzo in bocca e canti meglio. Autotune. Pensavi di venire in Abruzzo e vincere una battle? Non farlo più. Non ce l'ha fatta l'impero romano, pensavi di farlo tu? Yeah! Oh! Vabbè, ma che stai parlando? Ma tira pure dentro gli etruschi adesso, vabbè. Okay. Mamma mia. Via questa, pazzesco. Secondo ingresso per Debit. La follia. Quando vuoi, boy. Allora torniamo in collegamento con la battle veramente sanguinolenta, agguerritissima. Dopo il malconcio dottor Jack si è rialzato al conteggio di 9 alla fine del primo round. Il nostro Papa K si è accertato delle condizioni e ha detto che si può riniziare col match, e quindi passiamo la parola all'esperto. La faccia di Dr. Jack è stupenda. Certo. Di Trix. Che non si fa fotte di certo. Da yes. Idris. Io con mio figlio. Idris! Così forse un... Chi se lo ricorda Idris? Mamma mia. Io con mio flow ti scopiamo in trisom. Così forse un po' con il resti intriso. Qui ti sto dando sfoggio della mia pazzia contro questo che è mezzo sbirro e mezzo naspiar. Sono tipo Edge che dopo che fa naspiar te dice viecce, vedemo se t'aregge. C'ho il flow che detta legge, una bomba getta schegge. Mai vista certa merce, yes. Droga contro una merceria, yeah! Mamma mia! I know you gonna love this, ma... Parlando di cose serie... Basta, ma che è? L'americana Roma! L'americana Roma! Baccheroni e Montemagno! Diventi tu, che secondo me di pezzi, poi diventi tu il prossimo che va di X Factor, come fosse un vanto, flow dance un guento, non te tocco manco con guanto, ma fa schifo! Ma fa schifo, e namo fra... E namo fra, dissa la play, poi gioca a Damon Gas. Sulla tua cacca sa faccio mamba, sa lo sa che gli damo il gas. Yeah. E brrr, ma aspetta, aspetta, che guido io, aspetta, aspetta. Guido io, ci mancava del. E manco voglio lavorare, tu stupido impara. Come cazzo faccio rap? Sono Cupido che spara. Ma che te fa innamorare? Questo vuol fare il cattivo, non capisci? Te la scrivo, sai che arrivo dalla fea, prendo l'Italia, sono l'MC più creativo. La gente lo sente, yeah. Più prepotente e fa la ola, mentre questo gli taglia gola da dietro e cola rosso relativo, quindi il cattivo, yeah. Calma, te l'ho girata a te, stai calma. Non lo fare, perché qua non attacca, vattene via, sono un cellulare con la batteria, la non attacca, esplodo, la rifaccio ex novo, yeah. Non ho fine né scopo, ma con le rime te scopo. Yeah. Yeah. Questo ancora lo vince. Io mi chiedo come fai, bro, dove vai, mo, con i bimbi sopra Discord, nuovo Michael, per battere su basta un Bygon, sei una blatta contro il flow. Dai, no. Mi dissocio. Don't trust the devil. Never. E ora,
vaffanculo ogni tecnicismo e ogni liricismo stupido. Non voglio manco parlare con te, voglio parlare col pubblico. Siamo Kramer contro Kramer, Kane contro Undertaker, Caino contro Abele, ma l'obiettivo è unico, portare questa disciplina in cima, prima, di subito, e chi dice che fea contro tutti è uno stupido! Ciao! Mamma mia, che sfida, raga, che sfida! Mamma mia! Bello il formato a cappella, eh? Bello il formato a cappella, tipo King of the Dog. Jack, seconda risposta anche per te, ci stai? Quando vuoi, boy. Fate un applauso per questo. Come ha detto lui. Da nobile, come ha detto lui. Ma l'hai fatta scritta, non hai fatto freestyle, si vede. E a giudicare dallo spessore dell'artista non hai fatto bene, bro. Visto che le strofe che scrivi sono oscene e anche la presunzione di pensare che il tuo freestyle sia meglio delle strofe vere. Però è un discorso che per carità può anche starci, te l'ho sempre detto che in free spacchi. Però bro, ho un consiglio da darti. Quando paragoni il tuo freestyle alle strofe, non farlo con le tue, fallo con quelle degli altri. Yeah! Quella mia di prima era una mezza strofa al volo, c'era pure del freestyle, ma la merda la lavoro. Però t'ho rotto il culo come quello dell'ex, ti direi che il mio sembrava un TEDx se sapessi cosa sono. Che figata TEDx. Ma cazzo vuoi sapere, capra, muori, in fia sono il tuo papa, ma ringrazia mamma oggi. Ti lava, poi ti sfama, poi ti cuce i pantaloni, non ho ancora ben capito se sei un figlio o un tamagotchi. La faccio tutta così, tu osi, che ne sai? È come se provi a dire oh shit con uno stile che non hai. Pensi che mi batti oggi, pensi che non perderai. È più probabile che Shane non si faccia un check the rhymes. Acqua. Applauso per forza. Quindi vattene a fanculo, non è un pezzo più all'attivo. Tutta colpa del tuo impegno, sei un orsetto lavativo. Quindi vattene in letargo, quando entri ci fai schifo. Lo sa loro e lo sa Salmo, quando entro tu fai Jesus. Yeah. Ehi boy, non fare il bad boy, che poi se ti becco i pezzi li rivendo a 3 coin. Mister Bear poi mi fa ridere. Non c'è, c'è poi in solo liriche. Non puoi vivere di FIFA e Game Boy e esplodi. Ora scambieresti pure un bel joint con un bel Toti. Morbo trigger. Chi sei te, il king del rap? Sei solo un povero coglione con i neuroni in sciopero. Vero? Ti pensi un king, un fenomeno al microfono, ma sei solo la versione slim di Alberto Bigiogero. Conoscete Alberto Bigiogero? Te lo seguivo. No. Per questo non mi modero e non ti faccio un diss. Ma ti sgancio bombe molotov. Ti caccio skills e tricks. Ti faccio un silk e pilca pide beat. Diciamo che ti faccio un mix come al solito. Chi non conosce Alberto Bigiogero se lo vado a vedere. dopo. Visto che lui ha guardato la telecamera. Sarò la morte tua, Zè. Ti immagino chiuso in casa tua che giochi con la tua gang finché ne entra una con Pumba che ti dice: scusa, Zè, ma non hai paura che dare il piso in culo? Allora tu la prendi di petto, non alla PlayStation, intendo. Vedi che pensi sempre a quello, la PlayStation. Ma chi se la incula? Comunque inizia a fare qualche bara, qualche verso. Ha fatto solo un verso e mezzo, già gli viene paura. Perché vede che Pumba è un po' perplesso, sbrello è pure peggio. Ti dice: Zè, questo è il livello? Tu zitto, dimmene qualcuna! La verità è che per la marea di cazzate che stai dicendo, per alzare il tuo livello, qua tocca spingere la luna. Yes! Gira. O no? Detto questo, diciamo che alla gente, secondo me, il livello l'ho ampiamente evidentemente palesato. Ora ti raccompagno a casa perché non è la patente, l'hai detto tu, no? Vabbè, sei fortunato, no? Mi hai incontrato, sei un deficiente patentato. ti volevo dire qualcosa ma non mi interessa più. Questa sera la tua monnezza va giù. Non voglio cantare perché l'unica cosa che canterei è una cosa per uno che sembra un cantante gay, si può dire gay. Quindi canterei una cosa tipo: io non voglio idee stupide. Freestyle bro, non è che è. Per favore Zè, chiudi le ma ogni tentativo è inutile. Ma per favore Zè, chiudi le. Detto questo, parliamo di cose serie. Ti voglio dire che hai fatto schifo, sei stato ridicolo. Ad argomento libero non mi hai detto nulla se non l'effimero. Nemmeno un singolo sibilo. E sai qual è l'ossimero? Che assomiglia a Oxymiron.
Non conoscete manco Simiro, sti cazzi. Basta, basta, me ne vado. Ma cosa sta dicendo sto matto? Tira pure dentro Oxymiron. Ma che cazzo? No, vabbè, no, raga. Ma che stiamo parlando? Cioè, io ci ho fatto 1000 reaction a Oxymiron nell'altro canale, quello inglese. Ma che dice? Ma che dice? Ora è uscito anche la battle di Oxymiron contro il tipo americano, che è stata una follia, mamma mia. Simbolo Sibilo. E sai qual è lo simbolo? Che assomiglia a Oxymiron. Non conoscete manco Simiro, sti cazzi. Mamma mia. L'arroganza e la pigrizia sono il male dei tuoi giorni. Te li ho dati anche consigli, però fumi e te li scordi. Diciamo che tu dici che hai platinato la musica e che la conosci, ma sono ancora anni 90, infatti il pezzo lo chiami Tangela perché tu non ti evolvi. Bugia, perché oh! In testa, zitto, zitto. In testa tu dici abbiamo i nostri mostri, bro. Pure Johnny Knoxville, pure Johnny e Johnny pure oggi. La differenza è che li affronto, tu li affondi, li nascondi sotto il letto e se mi tocca darti merda è per spronarti a fare meglio. Quindi adesso Debit, che mi dici? Onestamente credi che mi vinci? Di Roma già li vedi? Gli edifici? Modestamente, veni, vidi, vici. Yeah. Yeah. Mamma mia! No, beh, una follia, una follia. Per questi due MC, per favore! Yeah. Secondo voi, chi è che ha dominato? Chi è che ha vinto? Chi è che è stato il meglio? Ditecelo nei commenti. No, 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 aspetta, aspetta, Dottor Jack, ovviamente, scriviamolo, scriviamolo, scriviamolo. Ma che dici di pure Oxymiron? Ma come si fa? Ma come si fa? Vabbè. Vabbè, ciao. Vabbè, ovviamente ha vinto Dottor Jack, dai, ma che stavo scherzando? Ma dai, ma è la follia, raga, ma che cos'è sta roba? No, vabbè, ma io ne voglio ancora di queste robe, io ne voglio ancora di queste... Mamma mia! Ah, proprio sì, vabbè, sì, è tipo King of the Dot. Ma probabilmente se lo sono scritti allora questo freestyle, vero?